Sono Silvia, sono una psicoterapeuta, faccio anche molta formazione e divulgazione, soprattutto in ambito di genitorialità e aiuto a genitori e insegnanti per migliorare l'ambito di educazione e apprendimento. Sono un'insegnante che si è dedicata fin da quando aveva 16 anni agli adulti. Perché? Perché con i bambini facevo casini, nel senso che non ero così brava come con gli adulti, mentre l'adulto che da grande scopre di avere il desiderio di suonare il pianoforte è un settore bellissimo perché vai a realizzare un sogno che sta lì da un po' di tempo e lo puoi fare in maniera esclusiva perché, ripeto, io sono specializzata proprio per gli adulti e ritengo che sia una cosa meravigliosa. Eh sì, confermo. Eh sì, Da allieva. perché tu hai cominciato a suonare il pianoforte, per esempio? Guarda, mi era rimasto questo desiderio da tantissimi anni. Avevo provato quando avevo 10-11 anni, mi avevano fatto fare le lezioni classiche, quelle proprio che dicevi tu, ma non mi ero innamorata di questa cosa, però mi era sempre rimasto il desiderio. Con l'occasione di un trasloco e quindi la possibilità di avere lo spazio per mettere lo strumento, questa cosa che era rimasta in fondo al cuore, con una grandissima combinazione che è stata quella di incontrare te, che facevi proprio questo, l'ho vista un po' come un segno, una Silvia che ha due border collie femmina come me e che insegna agli adulti senza basi come me, e quindi sono arrivata da te. E comunque è incredibile perché i risultati che può avere un adulto quando suona non sono solo quelli di utilizzare lo strumento e suonare, ma sono anche quelli di fare un viaggio interiore, una sorta di palestra per la mente, perché poi alla fine noi abbiamo tanti hobby, molti sono legati all'attività fisica, molti sono legati al tenerci in forma. Poi ci manca forse l'idea che c'è un altro tipo di organo che ha necessità di tenersi in forma al di là delle cose da fare quotidiane, che è la mente. La mente è il nostro io, la scoperta, lo scavo di chi siamo, di che cosa abbiamo veramente dentro. E il pianoforte diventa in questo caso un viaggio fantastico, anche scoprire tante cose di se stesso. Il fatto che possono uscire dei suoni che gli piacciono di più, che può affrontare un percorso evitando una cosa a cui tutti noi andiamo incontro, che è potentissima purtroppo in questa società, soprattutto fra le donne, che è il giudizio di se stessi, quindi il non corrispondere a un certo tipo di target come livello, risultato, e quindi siccome non puoi arrivare a quel livello, neanche ci provi, cioè come se io non andassi in palestra Certo. perché non potrò mai raggiungere i livelli della. La ginnasta. Esatto, e quindi manco cominciassi perché, figurati, se non posso arrivare a quel livello, come io faccio spesso l'esempio, se non posso arrivare sull'Everest, non mi vado a fare una scampagnata neanche in montagna perché tanto cosa serve? Non posso arrivare fino all'Everest e quindi è Così però inutile. non vai da nessuna parte, non inizi neanche a fare magari quella passeggiata che hai davanti a casa in montagna, che sarebbe così bella e così ricca di stimoli da scoprire. Tu stai parlando di una cosa che in psicologia è nota come mindset di crescita o mindset fisso, cioè ci sono delle persone e la società in questo senso non ci aiuta con questi aspetti un po' narcisistici, dove si punta molto magari più agli aspetti di apparenza, al risultato, non aiuta invece a sviluppare quello che è il cosiddetto mindset di crescita, cioè l'idea che si può sempre imparare, si può sempre migliorare in qualcosa che si desidera veramente e soprattutto che non è tanto il risultato finale che è importante. Poi se il risultato finale è bello è anche quella bella ciliegina sulla torta che ci sta. Però la cosa più importante è ciò che si vive e le sensazioni che uno prova durante il processo di apprendimento, quindi durante tutti i passaggi. Per restare nella tua metafora della camminata, certo è bello arrivare, è bello anche quando sei in cima e vedi tutto il panorama, però è anche bello il rumore dei piedi sulle foglie secche, il profumo che c'è, raccogliere quella fragolina. Siamo a maggio e i nostri boschi adesso ne sarebbero pieni o quasi, e questo è qualcosa che attraverso lo strumento io lo sto scoprendo, grazie a te, è un viaggio che si può Il fare. viaggio in se stesso, che prima del risultato, secondo me, ti porta a godere di tutto ciò, perché se noi domani potessimo pensare di andare a fare una gita in montagna e
e ci dicessero: guarda, è la possibilità di evitare tutto il percorso faticoso per arrivare in cima. Tu da casa esci, vai in un buco nero, in un secondo sei già in cima, finita la scampagnata. Cominceresti a chiederti: ma io questo giro lo faccio per arrivare in cima e godermi il panorama dalla cima? O forse lo faccio perché tutto quello che mi porta ad arrivare in cima, la preparazione, il senso di fatica, la fame, le pause con il cioccolato, tutto questo godere della natura che c'è intorno, lo faccio perché è quello il vero scopo, cioè è quello che mi porta a dire che bello, domani faccio una gita in montagna e me la godo. Me la godo cosa? Non mi godo il panorama, mi godo anche quello, ma non è quello lo scopo e l'obiettivo. L'obiettivo è tutto quello che c'è assieme a poi il raggiungimento della cima e della punta. E questa è una cosa che però appunto nella società narcisistica che dicevi tu è difficile da capire, perché chi viene a suonare il pianoforte ha in mente un risultato, ha in mente che vuole suonare quel pezzo, e quindi questo processo tanto più si allontana o diventa difficile, perché ovviamente ci sono delle difficoltà basilari sul pianoforte che bisogna affrontare, imparare a comandare ogni singolo dito, cosa che noi non facciamo perché noi prendiamo gli oggetti come fosse una pinza e non abbiamo la sensibilità dito per muoverli, per muoverle e comandarle. Quindi è tutto un percorso di consapevolezza psicomotoria in questo caso, perché io ti chiedo di riprendere me ne sto accorgendo. Ti chiedo di prendere il controllo della tua mente e dirle e farle dire esattamente cosa vuol fare ogni singolo dito, che non è una banalità, perché noi pensiamo di avere controllo su tutto il nostro corpo, invece un corno, non abbiamo nessun controllo. Cioè il nostro corpo è fatto al 90% da schemi motori. Questi schemi motori servono per mettere in pausa il nostro cervello, per non dargli sempre stimoli, perché se noi dovessimo pensare ogni volta che facciamo un passo devo alzare la gamba, devo posizionarla più avanti, devo metterla in una maniera... Figurati. Non avremmo una quantità di elaborazione mentale che non finirebbe più. E invece cosa succede? Che per il pianoforte tu devi ricominciare come se non avessi mai camminato, a comandare delle dita che scopri avere un'identità. Cioè ognuna di loro ha un'identità, infatti noi le chiamiamo 5, 4, 3, 2, 1. E ognuna di loro devono essere... deve essere particolarmente in sintonia col cervello, e quindi è un processo che ha molto a che fare con la psiche, con la psicomotoria in questo caso, ma anche con l'accettazione di un limite, perché tu davanti al pianoforte sei davanti a due cose. Qua lo vedi, hai il leggio, nel leggio ti specchi, tra l'altro, cioè, ce l'hai davanti, sei tu, e c'è un'altra cosa, il suono che viene fuori dal pianoforte è il tuo, quello che ti costruisci, che viene fuori dalle tue mani, dall'intensità che le tue mani e le tue dita mettono sulla tastiera. E quindi diventa una sorta di specchio visivo e auditivo e cinestesico, anche perché sono in campo le sensazioni che il fisico mette sul corpo, che è totale, è veramente una forma di totale consapevolezza. E questo molto spesso va a sconvolgere una persona destabilizza, adulta. Certo. Una persona adulta non è abituata ad avere tutta questa risposta al proprio io e a se stesso, e a vederlo così palesato in quel momento totale, dal punto di vista visivo, audio e cinestesico. E secondo me questo è il percorso più bello che io faccio con le persone adulte, cosa che con i bambini non sarei in grado di fare, perché per loro normalmente è più un addestramento, cioè gli insegni a fare un movimento, lo fai fare mille volte e poi vi viene. Certo. L'adulto ha bisogno di motivazioni, ha bisogno di comprensione, ha bisogno di razionalità. È molto più facile per l'uomo piuttosto che per la donna. Stavi dicendo, io sono una delle poche allieve donne, tu hai più allievi uomini, vero? Io ho il 90% degli allievi uomini, e questo anche pensa. Nei 7 anni di insegnamento che ho alle spalle. Quindi il 90% certo. degli allievi è sempre stato di sesso maschile, e le donne pochissime, e quelle poche che ho avuto, quelle che sono durate nel tempo, che hanno avuto la voglia di fare un percorso per una certa quantità di tempo, erano molto particolari. Nell'altra parte dei casi, dopo che per 2 o 3 mesi vedevano che il risultato non era immediato e non potevano sfoggiare subito questo accessorio, gioiello in più addosso, mollavano. Cioè, come se io andassi in palestra e vedessi dopo 3 lezioni non ho l'addominale scolpito, ok, boh, basta, cioè
nella città per me. Quindi erano casi in cui non era forse quello che dicevi prima, quindi una scoperta e una vicinanza delle proprie note interiori o una voglia di mettersi in gioco e di dire ma sì, vediamo cosa riesco a imparare, ma era più un desiderio, chiamiamolo estetico, cioè di sfoggiare quella competenza in più, come se fosse lì davvero solo il risultato, la cosa importante. Forse erano donne che sarebbero andate direttamente sulla cima della montagna, o forse, perché io ci lavoro tanto, io invece con le donne sono il 90% della mia utenza, al contrario, forse sono donne a cui è stato insegnato che bisogna arrivare subito al risultato, essere perfette, non poter cadere nel percorso e rialzarsi, chi lo sa. È molto interessante questa domanda, perché infatti la maggior parte di quelli che poi hanno mollato avevano due problemi, secondo me. Uno è il non concedersi l'errore, cioè io non mi concedo di poter sbagliare, non mi concedo di non poter essere al massimo in questa qualità, nel saper suonare, e se non sono al massimo in questa qualità non lo faccio, cioè io devo riuscire a fare solo le cose che faccio benissimo. Se non le faccio benissimo, se non sono perfetta, ecco, poi la perfezione è un altro discorso centrale nella musica. Se non sono perfetta e il risultato non è perfetto, non lo faccio, perché non va a essere, cioè non può essere sfoggiato con un gioiello. Il gioiello è la perfezione, il diamante è perfetto. Se il pianoforte in questo caso non è perfetto, io non lo metto addosso, non lo sfoggio e quindi lo lascio da parte. E l'altro argomento fondamentale, oltre alla perfezione, è il meritarsi. Cioè la possibilità di dire io mi merito quest'ora di pianoforte, io mi merito il quarto d'ora al giorno che mi dedico per me con la musica, certo, e me lo merito, e non c'è il fatto che io abbia dei doveri da avere prima, perché il primo dovere è veramente tenere me stessa in salute. La salute non è solo quella dell'andare a fare palestra perché mi tiene in salute e in forma, ma è quello anche di tenere in forma il proprio io, cioè di tirarlo fuori, di coltivarlo, di accarezzarlo. E il pianoforte è la carezza dell'io, perché tu te lo dedichi per te stesso. Guarda, sto scoprendo man mano che andiamo avanti in questa intervista che praticamente facciamo lo stesso lavoro, io e te, cioè siamo partite da punti diversi, ma facciamo lo stesso lavoro. Perché io, quello che vedo, una volta, tanti anni fa, una mia professoressa disse: gli psicologi danno permessi, e io ero un'allieva, quindi non avevo ancora iniziato a lavorare. E proprio mi ricordo che non capii quella frase. Cosa vuol dire danno permessi? Poi, iniziando a lavorare, e soprattutto con le donne, lo capii molto bene. Cioè, ogni tanto abbiamo bisogno di qualcuno che ci autorizzi ad autorizzarci. Non si rendono conto che se si scaricano loro e se loro non si dedicano quel momento, quella ricarica, e quel non è solo la ricarica, ma anche proprio quel contatto autentico con il vero sé, che non è quello che deve dimostrare nulla, ma che è quello che forse vuole esprimere e ha delle cose da dire e che ha bisogno di carezze, di consapevolezza, di tempo. Poi anche nella relazione con i bambini, con i figli, o comunque in tutte le cose che si devono fare. Quindi in questo modo si legittima un po', cioè come a dire, se ti prendi cura di te, guarda che poi sei una fonte più ricca a cui anche gli altri, se lo desideri, si possono abbeverare, allora lì un pochino, con grande fatica, riescono a ricavarsi il tempo, perché come dico, anche un'ora di psicoterapia è un lusso e una coccola, se non è una necessità, no? Quindi tolti i sintomi o i casi che hanno dei problemi più seri, ma quando è invece un volersi dedicare a sé, fare il punto su di sé, è un'ora di coccola anche quella, e che anche lì a volte va sentita di meritarsela e legittimata, non solo quando tutto va male, no? Sì, mi ricordo, io ho studiato psicologia all'università per qualche anno, poi ho fatto tanti cambiamenti perché sono molto curiosa, e mi ricordo un insegnante che disse: tu dallo psicologo devi pensare di andarci da sano anche. Cioè, certo, il viaggio interiore che fai da sano è un viaggio interiore che fai prima che venga fuori la malattia, è più o meno come andare dal medico quando già stai male. Teoricamente sarebbe meglio andare dal medico, dall'infermiere,
quando non stai male, quando stai bene e ti devi fare insegnare, perché qualcuno che sa meglio di te questa cosa, come prevenire il poter star male. Certo. Ed è lì che è importante, perché se io ti, prima che tu diventi obeso, diabetico o con l'ipertensione, ti insegno delle regole di base per mantenere la tua salute buona, io ho già risolto tutti i problemi che potresti avere quando poi è già troppo tardi, perché quando vai dal medico a farti dare la medicina è troppo tardi, cioè bisogna farlo prima, certo, la prevenzione. E quindi lo psicologo, l'idea di andare dallo psicologo come un viaggio interiore prima che appaiano dei problemi, dei disturbi o dei conflitti interiori o con le persone intorno, che poi uno rispecchia, certo, l'altro, secondo me dovrebbe essere la base di una società sana, dove la prevenzione è più importante. Sai, a me ogni tanto dicono, ma non ti pesa lavorare con le persone che hanno problemi? E io dico, ma allora, veramente io nel mio studio incontro solo persone intelligenti, sensibili, empatiche, che si fanno delle domande, ma a me preoccupa la gente fuori ogni tanto, non quella che viene da me. Sì, perché sì, appunto, sì, chi magari decide di avvicinarsi a sé, ha già un certo tipo di mentalità. Però mi chiedevo, rispetto al pianoforte, perché lo sto un po' provando da allieva, tu ti accorgi quando uno suona per fare il compito o quando sta uscendo qualcosa di autentico? Immagino di sì.